vede come comunità regina davanti al magazzino che fino a ieri sera raccoglieva alcuni beni della ditta Bentivoglio, della sanitaria Sant'Elia. L'aveva preso in affitto proprio per stipare quanti più prodotti possibili, nell'attesa di poter occupare il nuovo bene confiscato che lui ha preso in affitto e che tra qualche giorno speriamo di inaugurare prima di Pasqua. Prima di Pasqua. Questo è un impegno. E lo inaugureremo anche grazie alla vostra concreta disponibilità a non dare solidarietà a parolaie, ma a mettere mano al cuore, al cervello e alla tasca, come ci ha insegnato un grande uomo di Reggio, Don Italo Calabrò, che ci ha educati a non fare chiacchiere, ma essere concretamente vicino a chi fa fatica. Queste saracinesche, questo odore ancora di bruciato, devono segnare ancora una volta uno schiaffo ai regini che sono in dormizione, addormentati, anche da una mentalità che fa comoda ai mafiosi, perché ce lo insegna Don Luigi Ciotti. La forza dell'andrangheta, delle mafie, non è in se stessi, ma è fuori, è nel silenzio della gente che sta a guardare, che non si espone, che non prende posizione, nelle istituzioni che sono in ritardo, nello Stato che non sempre è tempestivo nel fare quello che deve fare per far capire che denunziare conviene ed è giusto ed è la scelta migliore, perché se Tiberio dovesse decidere di arrendersi, abbiamo perso tutti, ha perso la gente per bene, hanno perso i familiari delle vittime che sono qui presenti, hanno perso gli amministratori sani. Non solo l'amministrazione di Reggio c'è qui, ma c'è il presidente della provincia, tanti sindaci, non li nomino per non dimenticarne nessuno, tanta amministrazione, tanta gente per bene, uomini delle istituzioni, il presidente Gerardis, tanti altri che sono qui a dire personalmente, oltre che nel ruolo istituzionale, che Tiberio non è solo. La battaglia continua. Noi non facciamo un passo indietro. Essere accanto a Tiberio, scusate, significa fare una scelta di libertà. È un investimento che noi abbiamo fatto stasera. Quell'euro che abbiamo dato, spero anche di più. Quel contributo che abbiamo dato stasera è un inizio, è un segnale di concretezza. Quando Tiberio aprirà, dovremo comprare lì, anche se pagheremo 2 ore in più il prodotto. Perché Tiberio vende realmente e lui i prezzi che mette forse sono anche più alti di altri. Perché il suo negozio non è lavatrice di soldi sporchi, come molti negozi di Reggio. Molti negozi di Reggio. Allora dobbiamo fare acquisto e consumo critico. Dobbiamo educarci nelle scuole, nelle associazioni, nelle parrocchie, nelle istituzioni, con concretezza, dando continuità a quello che stiamo facendo stasera. Tiberio vi saluta tutti. Tra poco Don Ennio Stamile, referente regionale di Libera, darà anche un suo intervento e un suo messaggio, un messaggio di Tiberio. Ma forse è bene che Tiberio non sia qui stasera, perché lui è addolorato e ha veramente abbattuto, ma sa che il nostro grido, il nostro abbraccio, il nostro concreto impegno delle associazioni che lo stanno sostenendo sarà continuo e costante e non faremo un passo indietro. Dobbiamo continuare a lottare. Una parola cara a Papa Francesco: senza sconti, soprattutto alle nostre coscienze, senza accontentarci di quello che stiamo facendo anche questa sera, mettendoci la faccia. Dobbiamo continuare a fare il nostro servizio con umiltà e determinazione, facendo la nostra parte anche nelle emergenze, ma cercando di anticipare situazioni come quelle di stasera. Io non aggiungo altro, la parola adesso passerà a Don Ennio per un breve saluto, dopo Domenico Modafferi a nome del comitato vi dirà come concretamente stiamo procedendo, perché non è da stasera che stiamo lavorando, e poi concluderà il sindaco Falcomatà. Grazie a tutti e buon cammino e buona lotta a tutti.
Io sono questa sera e vengo dalla provincia di Cosenza, come tanti altri, da tante parti della Calabria, caro sindaco, cari rappresentanti delle istituzioni, cari cittadini, per significare la nostra concreta solidarietà a Tiberio Bentivoglio, per dire no, no deciso e fermo a questi continui, reiterati atti di violenza e di sopruso, e per lanciare anche un invito a tutti costoro che purtroppo si ostinano a commettere questi atti di violenza, questi criminali. Un appello: voi siete capaci solo di seminare violenza, sofferenza nelle persone, ma noi siamo qui a sostenere non solo Tiberio e tutti i familiari, ma a dire un fermo no alla 'Ndrangheta e a tutte le sue forme di violenza, e a dare una parola concreta, un nostro fermo impegno. E da qui deve partire chiaro il messaggio a tutti, perché c'è sempre qualcuno che ascolta, cari amici, cari amiche, c'è sempre qualcuno che ascolta. Allora noi da qui diremo con chiarezza e con fermezza che non ci fermeremo, e che se a Tiberio brucerete 10 volte il negozio, noi 1000 volte lo ricostruiremo, 1000 volte, non ci fermeremo. E allora sono particolarmente onorato questa sera di leggere un messaggio che Tiberio ha scritto di suo pugno, perché non sta bene, ha avuto un problema di salute comprensibile, e allora mi ha pregato di leggere questo brevissimo messaggio che io volentieri leggo. Di ritorno dal Comitato per la Sicurezza, riunito ad hoc dopo l'attentato incendiario, unanimemente le istituzioni si pongono a servizio di Tiberio e della sua famiglia affinché possano proseguire la loro resistenza senza se e senza ma. Il negozio riaprirà il pomeriggio del 15 marzo alla presenza di Don Luigi Ciotti. Continueremo a piantare semi, continueremo a piantare semi ancora, ancora e ancora. Grazie Tiberio per la tua testimonianza, noi saremo sempre qui con te, tutta la Calabria è qui con te. Di costituire un comitato che è costituito da persone di questa città, da persone che vogliono stare accanto alla famiglia di Tiberio. Ecco perché è nato un seme per Enzo e Tiberio. Ma è un comitato che si prefigge l'obiettivo di sostenere la famiglia, come diceva Mimmo, non con le parole ma con i fatti. Perché questo imprenditore ha rischiato personalmente, ha denunciato più volte, è stato realizzato un tentato omicidio alla sua persona, la sua famiglia è toccata, ma adesso servono le risorse economiche per far sì che lui, che è il primo imprenditore che ha scelto non solo di denunziare, ma di andare ad occupare un immobile confiscato, ed è la prima volta che un imprenditore sceglie, dopo aver denunciato, di andare ad occupare, oltretutto pagando un canone di locazione, un immobile confiscato, è la prima volta in Italia che succede questo secondo passaggio oltre a quello della denuncia. Allora io concludo dicendovi che abbiamo raccolto una somma importante oggi, 2.600 euro che sono stati versati da voi, ne abbiamo raccolti 21.000 euro, ma ne servono ancora altri per consentire di fare i lavori di messa a norma della struttura confiscata, che come si è detto dovrà essere inaugurata il 15 marzo. Quindi concludo dicendovi che siamo qui e ci fa tanto piacere essere qui, ma l'impegno che ognuno di noi questa sera deve prendere è quello di tornare e pensare che tipo di organizzazione o di iniziativa può realizzare con le associazioni di cui ognuno di noi fa parte, per far sì che questi semi si possano moltiplicare e possano effettivamente arrivare all'obiettivo. Un obiettivo a questo punto che non è soltanto quello di ristrutturare il bene, ma qui dentro c'era materiale che lui avrebbe potuto vendere e che è stato bruciato.
dobbiamo aiutarlo perché questa battaglia, come è stato detto, è la battaglia della nostra città e la battaglia per la legalità. Grazie a tutti. Perché qui sotto, chi ha parlato prima di me, ha parlato sopra un fasciatoio. Un fasciatoio che è stato bruciato. E allora questo fasciatoio noi oggi lo ergiamo a simbolo di qualcosa che deve ripartire, di qualcosa che si deve ricostruire. Se voi siete qua stasera, così tanti, è perché voi come noi vi siete rotti le palle. Oh. Di questo schifo vi siete rotti le palle. E noi non arretriamo, perché la città è questa. Bravo. La maggioranza della città è questa. Non è quella di quei pochi vigliacchi, vigliacchi, che nella notte continuano a fare di queste cose. Noi siamo qui per testimoniare questo. Potete distruggere 100 volte, 101 volte noi ricostruiamo. E noi oggi siamo qui per testimoniare la nostra vicinanza a chi bene, che non è qui perché non sta bene. E allora, al di là delle parole, al di là dell'impegno che già tutti avete avuto, al di là della vostra presenza qui, se rimane qualcosa di questa serata, se la puzza di bruciato nelle radici vi resta e vi resta nei giubbotti e nelle giacche, non dimenticate quello che è successo oggi. Continuiamo a costruire semi di speranza. Continuiamo con la nostra presenza fisica. E qui ci sono tante istituzioni anche, ci sono i sindaci, ringrazio tutti, ringrazio le associazioni, ringrazio i cittadini. Continuiamo a fare vedere con la nostra presenza fisica, in tutte le situazioni come questa, che Reggio Calabria è questa. Che Reggio Calabria non vuole morire, che Reggio Calabria vuole rinascere e che chi sta sul percorso della rinascita e della legalità non viene lasciato da solo. Questo è il nostro messaggio di stasera. Siccome Tiberio non è qua, uniamoci, scusate lo sfogo, ma è un discorso di pancia. Facciamogliela sentire la voce, non solo a Tiberio. Facciamola sentire la voce ancora a chi ha paura di uscire di casa, a chi ci guarda dalle finestre, a chi ci scorge nascosto da qualche parte. Questa è Reggio Calabria. E noi siamo con Tiberio Bentivoglio e che chi come Tiberio Bentivoglio vuole procedere su questo percorso. Tiberio, 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 Tiberio,